Sotto lo strato di terra superficiale sono nascoste molte cose, come città perdute, giganti e strani fossili. E queste sono solo alcune delle cose più strane e misteriose mai trovate durante uno scavo archeologico. Situata sulla riva occidentale del fiume Nilo, in Egitto, proprio di fronte all'antica città di Luxor, c'è una valle arida e polverosa chiamata la Valle d'Iri, che anche se a prima vista può sembrare un deserto desolato, è sede di una grande necropoli di tombe antiche che servirono come luogo di sepoltura per numerosi faraoni e nobili tra il XVI e l'XI secolo avanti Cristo. E di sicuro la più famosa è la tomba di Tutankhamon. Ma la Valle dei Re contiene anche 64 tra tombe e camere delle dimensioni e forme più disparate che non si sa a chi appartenessero, anche se una delle ultime ritrovate conteneva qualcosa di diverso e sconcertante. Nel 2005, un team di archeologi statunitensi dell'Università di Memphis decise di compiere uno scavo vicino a una tomba risalente alla 19ª dinastia, chiamata KV10. E mentre scavavano sotto il sole cocente del deserto, hanno scoperto quasi per caso un lungo pozzo verticale, che in qualche modo la squadra precedente si era lasciata scappare. Così, discesero nel pozzo a 5 metri sottoterra e scoprirono una grossa porta di pietra che sembrava non fosse mai stata aperta. Erano tutti molto emozionati, poiché quella era la prima tomba scoperta ancora sigillata nella Valle dei Re da quella di Tutankhamon, scoperta nel 1922. E così, quando la porta venne aperta, il team scoprì qualcosa di incredibile. C'erano ben 28 vasi d'argilla finemente decorati e sigillati e 8 sarcofagi, una delle quali era delle dimensioni di un bambino. Ed alcune di queste misteriose tombe aveva delle maschere funerarie in oro poste al di sopra di esse, mentre altre avevano delle maschere completamente nere. E sulle pareti c'erano delle iscrizioni, compreso il nome della moglie di Tutankhamon, anche Shenamon. E in effetti, questa tomba, oltre allo stile architettonico e a frammenti di testo, tutto suggeriva che fosse contemporanea dell'epoca di Tutankhamon. Tuttavia, quando le bare sono state aperte, non contenevano nessun corpo umano. Al loro interno invece c'era un mix di attrezzi per la mummificazione, schegge di legno, pezzi di ceramica rotta, piccole ossa di animali e resti di papiri e funi. E archeologi si chiedono se ci fosse un motivo per nascondere queste cose e soprattutto quale fosse. Ancora oggi nessuno ha la più pallida idea e probabilmente rimarrà per sempre un mistero che l'antico Egitto ha perso tra le sabbie del tempo. La prossima storia si è svolta nel 2014 in un piccolo villaggio francese a circa 70 km da Tolosa. Lì, un contadino che aveva lavorato la sua terra, rinvenne il cranio di un animale davvero gigantesco che gli sembrava un elefante. Tuttavia, temeva che la scoperta avrebbe trasformato la sua terra in un sito archeologico, impedendogli così di lavorare. Decise quindi di nascondere la sua scoperta. Poi però nel 2017, colto forse da un senso di colpa, si mise in contatto con il Museo di Storia Naturale per informarli della sua scoperta. Così, alcuni paleontologi arrivarono a casa sua ed identificarono il teschio come appartenente ad un Gomphotherium, un antico parente degli elefanti, che aveva però ben 4 zanne che potevano raggiungere il metro di lunghezza, 2 nella mascella superiore e 2 in quella inferiore. Queste specie sono davvero rare tra i reperti archeologici e gli altri ritrovamenti sono tutti molto frammentati. Ma ora che è stato trovato un cranio completo, si potrà ottenere un'immagine più chiara dell'anatomia di queste antica specie di mastodonte. Fino a poco tempo fa, Ucelsia esisteva solo nell'immaginazione di molti, e prove della sua esistenza non erano mai state trovate. Si sapeva della sua esistenza solo grazie ad un'iscrizione che si trovava a Nîmes, un'altra città francese. Nessuno aveva mai trovato resti archeologici per corroborare tali iscrizioni. Per molto tempo, però, gli archeologi hanno suggerito che Ucelsia fosse qualche altra città moderna a nord di Nîmes. E così, nel 2016, gli archeologi iniziarono dei lavori di scavo nella città di Uz, preoccupati che la costruzione di nuovi edifici avrebbe coperto per sempre le prove che stavano cercando. E in effetti, scoprirono un antico pavimento romano in mosaico. Nel 2017, l'area di scavo era diventata larga 4.000 metri quadrati, rivelando strutture davvero immense. Oltre ad un'intera rete di edifici, gli archeologi hanno trovato alcuni antichi mosaici che facevano parte del pavimento di una struttura di circa 250 metri quadrati, molto ben conservato, e si possono scorgere su questo mosaico un'anatra, un'aquila, un gufo ed un cervo. Nella stessa zona c'era anche un lungo colonnato,
cosa che ha fatto ipotizzare si trattasse di un edificio pubblico o la casa di un individuo molto ricco e potente. Gli archeologi hanno poi iniziato a scavare in un'altra area di oltre 1000 metri quadrati ed hanno ritrovato ben 2 strade che si pensa fossero state abbandonate all'inizio del secondo secolo d.C., cosa che sta ad indicare che probabilmente la zona venne occupata nuovamente e costruzioni vennero fatte sopra quelle vecchie. Immerso tra laghi, foreste, nebbia e neve, farebbero sembrare la penisola di Kola in Russia come un luogo magico da sogno, immerso tra le bellezze naturali. E invece nella zona si trovano le rovine di un vecchio centro di ricerca sovietico ormai abbandonato. Un grosso edificio fatiscente, con un gigantesco tappo arrugginito fortemente saldato nel cemento al suo centro, che alcuni dicono sia l'entrata verso l'inferno. Nella seconda metà del XX secolo, mentre tutta l'attenzione era puntata verso la corsa allo spazio tra Stati Uniti ed Unione Sovietica, i geologi sovietici decisero di guardare anche verso il basso, proponendo l'idea di perforare la crosta terrestre per vedere cosa ci fosse nascosto nelle viscere della Terra. Oggi, lo studio sul mantello ci permette di comprendere meglio alcuni fenomeni naturali, come le eruzioni vulcaniche e i terremoti. Per questo nacque il progetto del pozzo super profondo di Kola, che consisteva in diversi buchi super profondi scavati nella penisola durante alcuni decenni. Il foro super profondo di Kola è il principale, dal quale si diramano poi vari affluenti e uno di questi è il più profondo al mondo e viene identificato con la sigla SG3. Dal 1970 al 1989 è stata raggiunta una profondità di 12.262 metri e per fare questo è stata utilizzata una speciale trivella che estraeva il materiale in superficie man mano che avanzava. Tuttavia, il progetto si è comunque dovuto fermare nel 1989, dopo aver superato i 12 km di profondità, poiché le temperature a quella profondità erano così alte da impedire agli strumenti di continuare lo scavo. I 12 km raggiunti si crede rappresentino circa un terzo della crosta terrestre, e grazie ad esso sono stati studiati molti processi geologici, permettendo anche una migliore comprensione della composizione fisica e chimica del nostro pianeta, nonché l'avanzamento tecnico e scientifico per creare strumenti migliori per lo studio geologico. Una caratteristica pervasiva dei miti e delle leggende di molte culture in tutto il mondo è quella che i giganti camminassero tra noi. Credere che esseri colossali si muovevano sulla Terra è sempre stata una credenza che ha affascinato e spaventato, ma molte volte si è pensato che queste storie fossero più di una semplice leggenda. Nel corso della storia sono state ritrovate molte ossa davvero enormi ed uno degli esempi più iconici è quello dello scheletro di un gigante che sarebbe stato ritrovato in Francia, che si è fatto strada anche su alcune riviste scientifiche e avrebbe costituito una prova reale che queste creature erano qualcosa in più che semplici miti. Nell'inverno del 1890 l'antropologo francese Georges Vacher de la Pouge si trovava a Castelnau-les-Lez, un piccolo comune nella regione meridionale della Francia, vicino alla città di Montpellier, con lo scopo di studiare alcune antiche tombe risalenti all'età del bronzo. La Pouge scoprì un gran numero di resti umani nella zona, ma tra quelli di uomini normali, rinvenne le ossa di un individuo che avrebbe troneggiato su tutti all'epoca. Infatti, se la scoperta è reale, si tratterebbe dell'essere umano più grande mai esistito, un vero gigante che misurava circa 3 metri di altezza. I resti vennero inviati per essere studiati alla prestigiosa Università di Montpellier, dove sarebbero stati esaminati da un professore di zoologia di nome Sabatier e uno di paleontologia di nome Delage. E vennero poi ulteriormente presi in esame anche nel 1892 dal professore di anatomia patologica Paul-Louis André Kenier della Scuola di Medicina di Montpellier. La storia però divenne ancora più interessante quando un gruppo di operai che stava scavando un pozzo in un antico cimitero vicino Montpellier trovò una serie di teschi le cui ossa superavano le dimensioni di quelle trovate a Castelnau. E come già detto, se queste ossa sono reali, si tratterebbe di una delle più grandi scoperte nella storia dell'umanità. Ma, a parte qualche articolo di giornale ed una serie di analisi, pochi o nessuno ha mai parlato di queste scoperte. E la cosa peggiore di tutte è che attualmente queste ossa risultano smarrite. Quindi, se anche avevamo qualche speranza di un'analisi più accurata con le moderne tecniche scientifiche di dimostrare l'esistenza dei giganti, oggi a quanto pare non ne abbiamo assolutamente nessuna. Ma la storia e la scienza ci dimostrano che non bisogna mai arrendersi e durante gli anni potrebbero essere ritrovati altri resti che dimostrerebbero che i giganti camminavano sulla Terra. E tu, cosa ne pensi al riguardo? Quale delle scoperte di cui ti ho parlato oggi ti ha sbalordito di più?
fammelo sapere con un commento e non dimenticare di lasciare mi piace al video se vuoi altri contenuti sull'argomento. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!